Don Beppe Pietà, Marotta Pietà, Atto di Marotta, mio unico general manager, ti supplico di rimanere a lungo con noi e di conquistare vittorie nazionali e internazionali. Grazie Beppe, ovunque proteggici. Per la gente che ama soltanto te, l'Inter Juve più importante degli ultimi 5-10 anni, ragazzi. Juve-Inter, la partita che potrà consegnare all'Inter lo scettro di favorita per lo scudetto, perché fino ad oggi siamo favoriti per un cazzo, ok? Loro non hanno le coppe, loro negli ultimi anni hanno giocato molto meno partite, loro in nazionale fanno i panchinari o non vengono convocati, quindi i nostri sono spremuti, abbiamo gli infortuni, loro chi hanno di infortunato? Weah, che cazzo ha fatto Weah nella sua carriera? Weah figlio, ok? Quindi, bando alle ciance, dobbiamo distruggerli. Loro giocheranno alla morte. Giocheranno con giocatori di talento come Chiesa, Rabiot, Ken, eccetera, eccetera, Kostic, eccetera, eccetera. Ma giocheranno con il loro talento, ma con la grinta di una squadra da terz'ultimo, quart'ultimo posto che si sta giocando la cazzo di salvezza. Loro che sono abituati alla Serie B. All'ultima di campionato, ecco perché vi dico che loro sono favoriti. Ecco perché vi dico che loro possono tranquillamente batterci. Ecco perché dobbiamo dare una dimostrazione di forza. Il pareggio andrebbe bene? Assolutamente sì. Voglio il pareggio. A me personalmente andrebbe bene? No, bisogna dare un segnale forte, come quando il libanese Dandi e il Freddo uccisero Satana dopo che tratto male il bufalo. E sapete, le persone intelligenti, gli uomini veri, sanno di cosa sto pensando. Comunque, tornando a noi, Beppe Marotta fino al 2027, ragazzi. Beppe Marotta, una notizia bellissima, al ridosso della vittoria, tocchiamoci i paroni, al ridosso della partita dello Lokitti Stadium. Marotta, ragazzi, è vero che non abbiamo soldi, che Zhang non caccia una lira, che Zhang non esborsi i soldi, il governo cinese, il fair play, gli UFO, tutto Padre Pio, tutto quello che volete, ok? Ma Zhang, Marotta in società almeno significa credibilità. Siamo poveri ma credibili, ok? Quindi notizia fondamentale. Poi giustamente ha le mani legate perché, però ripeto, abbiamo il che lo paga Zhang, questo bisogna sottolinearlo. Abbiamo il miglior dirigente italiano, un dirigente, anche il miglior politico del calcio italiano. Quindi ci rompono il cazzo di meno, ci rompono il cazzo di meno, viene rispettato da tutti o quasi tutti tranne da quei gobbi di merda. E quindi ragazzi, credibilità, poveri ma credibili, non sottovalutate il prolungamento di Marotta. Oltretutto io pensavo che 1 o 2 anni ci avrebbe abbandonato, rimane fino al 2027, che non è tra tantissimo, ma non è neanche tra 2 giorni. Quindi, Feli, volevo esternare la mia felicità per Beppe Marotta, cioè la mia, per me, io sono felice per me, visto che l'Inter continua un progetto tecnico e societario credibile, con i migliori del settore, migliori. Marotta, poi si dice che Ausilio ha imparato tutto quello che volete, ha fatto pure tanti ronci Ausilio, ragazzi, parliamoci seriamente. Abbiamo il miglior allenatore italiano, qualità-prezzo, il miglior allenatore italiano, e non ve lo scordate. Qualità e prezzo, non so quanto prende, ma abbiamo il miglior dirigente italiano per distacco. E quindi siamo poveri? Certo. Siamo spilorci? Certo. Abbiamo il miglior allenatore qualità-prezzo italiano? Assolutamente sì. Abbiamo il miglior dirigente? Sì. Indi per cui l'Inter sarà credibile anche nei prossimi anni. Ovviamente, se vogliamo competere, se vogliamo distruggere, se vogliamo ammazzare il campionato e magari avvicinarci, perché io parlo chiaro, alle 7 Champions League del Milan, non basta solo questo, ok? Perché non è ogni anno arrivi in finale.
bisogna anche mettere mano al portafoglio, perché non ci dobbiamo accontentare, ma siamo competitivi. No, siamo competitivi, eravamo un zero. Ok, adesso mi tocca fare pure un plauso a Zhang Zinzong. Valevamo zero, ok? Ormai, dopo Moratti, Tohir, ci capivamo un cazzo. No, appunto, spendeva tanto per tornare a Marotta dirigenti non credibili. Tolto Sabatini, che poi, vabbè, l'ha fatto scappare, ok. Che poi Sabatini si è anche pentito perché pensava fossero dei ciarlatani. Siamo diventati competitivi? Sì. Siamo diventati campioni d'Italia? Sì. Ma non ci dobbiamo accontentare. Poi ci è stato tolto l'egemonia in Italia? Va bene. Stiamo cercando di tornare campioni d'Italia? Sì. Ma non ci dobbiamo accontentare. Prendiamo in giro la Juve, che ha vinto 9 cazzo di scudetti e in Champions League cannava. Quindi ripeto, come società, come dirigenza, non come società, siamo credibilissimi. Se poco poco si rinizia a mettere qualche soldicino, ragazzi, l'Inter può diventare credibile anche poi. No, può continuare a essere credibile in Europa, perché una finale di Champions League non la dimentica nessuno, anche se non deve essere celebrata come anche io ho celebrato. È stato uno dei giorni, dei 5-10 giorni più belli della mia vita. Ma io voglio alzare le coppe, non voglio alzare i portaombrelli, e soprattutto domani voglio rompere il culo alla Juve. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, scrivetemi qui sotto se per voi è così fondamentale il fatto che Marotta abbia rinnovato, perché c'è anche chi dice vabbè, ma se è inutile che prendi Marotta e poi non spendi, ci può stare, giusto com'è. Però se Marotta rimane all'Inter, significa che magari gli hanno promesso qualcosa, sa che bolle qualcosa in pentola, ha capito che per quanto è scadente il livello italiano del calcio, è decadente, non scadente, magari anche con questa policy si può andare avanti, non lo so. Fatto sta, Don Beppe, proteggici. Iscrivetevi, raga!